siamo abbastanza puntuali perché il dibattito finale, quello di domenica 8 settembre, è proprio alla vigilia di un pronunciamento fondamentale per la politica italiana, che riguarda cioè la decisione della Giunta del Senato di considerare Silvio Berlusconi decaduto dal ruolo di senatore per effetto della condanna. Quindi noi ci troveremo a poche ore da una decisione fondamentale per capire in che direzione andrà il nostro paese. Quindi diciamo che siamo sulla palla. Ci sarà un ricordo di Enzo Biagi, l'attestato un debito di riconoscenza non soltanto perché lui è stato un grandissimo giornalista, ma perché il fatto segna una continuità con il fatto di Enzo Biagi, che è stata forse la trasmissione di informazione politica che ha avuto più popolarità nel nostro paese. Avremo Dario Fo, avremo Aldo Busi, avremo tanti altri personaggi, da Paolo Mieli a Michele Santoro, che sono certamente protagonisti della scena dell'informazione della politica. Quest'anno ci saranno delle assenze che sentiremo, in particolar modo diciamo che ci sarà l'assenza di Don Gallo, che ci ha sempre accompagnato in queste feste e ha sempre creato incontri particolarmente interessanti e importanti, ma anche pieni di amore e di affetto. Questa festa coincide con una iniziativa importante del nostro giornale. Noi da un mese o poco più stiamo raccogliendo firme per evitare che la Costituzione della Repubblica Italiana sia modificata in maniera quasi clandestina e senza che il popolo sovrano possa dire la sua. Non possiamo semplicemente fare un'opera di testimonianza, ma dobbiamo fare in modo che queste adesioni smuovono qualche cosa e magari costringano a rivedere questa procedura che noi consideriamo completamente sbagliata. Avremo incontri ovviamente di economia, politica, e avremo lo spazio ai concerti serali e spettacoli che ormai facciamo da circa 2 anni, quindi avremo lo spettacolo di Paolo Rossi, lo spettacolo di Marco Travaglio, il concerto di Ennio Storetesi.